Chiamo Marianna e sono di Napoli. Ho partorito la mia quinta figlia il giorno che mio marito è morto. E questa è la mia storia, a cominciare. Eravamo sei fratelli. Mi ricordo la prima volta che andavamo in vacanza, il giorno del mio compleanno, incontrai questo ragazzo. Lui stava sul motorino. Mi guardò e mi disse: «Cutè, voglio una cosa seria». Lui aveva 18 anni, io quasi 16. Mi ricordo che inizialmente i nostri genitori non volevano e così io me ne scappai. Ero minorenne a casa sua e di sua madre, ma i miei genitori mi vennero a prendere. Io dopo un po' presi il pullman e me ne andai da lui. Presi la prima casa e nel 2011 rimasi incinta della nostra prima figlia. 2012 il secondo, 2016 il terzo, 2017 il quarto. Eravamo innamoratissimi. Tutti ci invidiavano. I nostri figli erano la nostra forza. Ci amavamo come il primo giorno. Non potrò mai dimenticare quella mattina, quella dell'11 settembre 2018. Io ero incinta, aspettavo il mio quinto bambino. Erano le 7 di mattina, mi sveglio, vado in cucina. Mi aspettavo di trovare Mimmo, mio marito, ma non c'era. Si fanno le 8, le 9, chiamo mia suocera. Gli dico: «Mimmo non è tornato». Preoccupatissimo, andiamo dai carabinieri, facciamo denuncia, lo cerchiamo dappertutto, non lo troviamo. Aveva lasciato i documenti a casa. A un certo punto ci dicono che c'è un ragazzo che è stato investito con la bicicletta che sta al Cardarelli, ma sta senza documento. Vado là, era lui. Stava in coma farmacologico. Stava lottando tra la vita e la morte. Intanto era incinto. Il 20 settembre ho dovuto subire un cesareo, ho dovuto partorire d'urgenza. Vado in sala operatori, ma le cose si sono aggravate, sono stata 3 giorni in coma. Sono stata molto male. Quando mi sveglio dal coma, vedo che ci sono tanta gente. Viene un dottore con uno psicologo e mi fa: «Signora, vostro marito non c'è più». Io guardo mia sorella e dico: «Ma garit chist, ma che sta dicendo?». Mia sorella mi guarda e mi dice: «Il giorno che è nata tua figlia è morto tuo marito». Io la guardo e dico: «E mo come mai chiama sta creatura? Non l'ha già vista nemmeno». Mia sorella mi guarda e fa: «Chiamala domenica, come tuo marito». Sto un'altra settimana in ospedale, stavo male. Avevo la febbre, ho avuto delle complicazioni. C'era il funerale di mio marito, non mi volevano far uscire, mi ha fatto la pazza. Gli devo dare l'ultimo saluto. Il compagno della mia vita, il padre dei miei figli, il mio migliore amico. Mia figlia non ha mai conosciuto il padre. Sono passati 5 anni da loro. Ai miei figli faccio da madre e da padre. Non è facile, la sua mancanza si sente. Lui era un uomo eccezionale, un padre meraviglioso. E me l'hanno portato via, così. Se avessi saputo, quella notte l'avrei abbracciato più forte. L'avrei tenuto a casa. Faccio questo video per dire che è difficile. È difficile assai andare a colmare la mancanza di un marito, di un padre. Ma che i miei figli sono la mia forza. In ognuno di loro c'è un pezzo di lui, un pezzo di lui che mi dà la forza per andare avanti. Il nostro è stato, è un amore unico, bellissimo, e i nostri figli ne sono la testimonianza, e so che lui, tutti i giorni, è accanto a noi. Buona vita.